Via. Allora, tu dormirò, non lasciarmi, non abbandonarmi qui. Brava! Quando c'è caos, nella mia testa c'è il via vai di un cantiere in corso, pronto a demolire un'intera città. Perché a volte distruggere mi viene meglio, ed è quello che faccio la maggior parte delle volte che sto cercando imperterrita di combattere. È il meccanismo del bambino che distrugge il proprio castello di sabbia, per non lasciare che lo facciano gli altri. A volte faccio fatica ad associare la mia persona ad un funzionamento così complesso. Mi fa sentire sbagliata. A lungo andare i pensieri fermentano dentro un corpo inconsapevole e ad un certo punto quest'ultimo, senza avvertirmi, implode. Improvvisamente mi proietto in un altro mondo, in un altro emisfero. La vista prende un'altra forma e l'occhio, il sinistro, si sposta. Quando lo desidera lui. Il mio sguardo cambia direzione, come una protezione inconsapevole da ciò su cui si posa e solo per una parte, per consentirmi di non vedere e al tempo stesso di vedere meglio. Questi anni di sguardi storti e tristi mi hanno insegnato la miopia caotica del mio spirito, perennemente frantesa come un difetto e mai come un'arma, l'unica che potesse in un certo qual modo salvarmi dal mondo, spesso da me stessa. E uno, due, tre, via! Ho imparato tante cose da questi salvataggi. Ad esempio, non aver paura di raccontare tutte queste mie infinite debolezze per far sì che da zavorra diventassero traino e mi connettessero al mondo in una maniera diversa, nuova, più consapevole. Avevo un altro paggio che ero ma per sentirmi meglio, tu sei sveglio. Resto qua, lascerei una pausa. Fra pensieri, fumo il sasso, cerco di ripetermi. Sono noi non siamo donne, siamo supereroine. Chissà anche quando sentirò come sulle grate le vertigi. Se scompaio tu rimani lì, prendimi per mano senza stringermi. Cioè la batteria deve uscire soltanto nel secondo ritornello, quando sulla fine c'è quell'esplosione. Sì, 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 sì. Da lì in poi deve aprirsi di più. Però fino a quel momento, cioè, non ci deve essere quasi la sensazione che ci sia la batteria. Ci deve essere qualcosa che porta il tempo e che però non è ingombrante. Ho imparato che non tratterei mai nessuno come a volte finisco per trattare me stessa. Dove guardi, smetti di piangere. Mi risuonano nelle orecchie, ma questo pianto, piuttosto che reprimerlo e trasformarlo in sommesso, ho voluto che diventasse suono per condividerlo e trarne una lezione maestra. Negli anni ho scoperto di non essere sola e che dai pianti di tutti possono nascere melodie caotiche e meravigliose. Non lo credevo possibile, eppure è vero. Lo sguardo adesso si riallinea verso una verità nuova ed è giunto il momento di raccontarvelo. Il senso di questo caos. Il senso di questo caos. Thank you.
ti devo registrare la voce. Come va la voce? Bene? No, dai, sì, stamattina meglio di l'altro ieri e l'altro ieri. Ma è carica! Ma è davvero! La scoteca? La signora è fatta! Devo registrare le voci. Ah, e vai. Tutto secondo i piani. Sì, quali piani? Tutti i piani abbiamo da tenere con le mani. Spero non sia tardi per vederci già domani. E provo a mettere solo il piano per capire il tempo. Cioè, più che altro per cantarci dopo. Sola di notte, sopra un tram, la pioggia cade. Forse ma ho del chiave. Corro forte per non perdermi più. Soltanto dando un nome a tutto ciò che vivo. Riesco ancora a stare in piedi. Però spacca quell'accordo qualche volta. Salutare. Chi saluta? Ciao. Battisti.